Ok, beh, come vedete ho di fronte a me un foglio di carta trattato con quella pozione magica che abbiamo fatto qualche giorno fa, quella specie di gesso acrilico che poi è base mezzo acrilico, mezzo vinilico. Comunque, insomma, avete visto come l'ho fatto, giusto per farvi vedere anche come lo uso, no? Così abbiamo, diciamo così, il quadro completo. Come vedete su questa tavoletta ho messo un po' di nero, poi c'è dell'arancio, del rosso e questo verde perché è avanzato da un lavoro precedente, per cui non so nemmeno se lo useremo, ma non credo. Allora, abbiamo bisogno di un po' di pennelli. Ora qui ho un molo dell'acqua, l'acqua sporca, ma tanto non ci interessa, è soltanto per pulire. L'acqua pulita ce l'ho un po' di qua, ma ce ne serve veramente poca, quindi. Ok, i pennelli potete usare quello che volete, più sono grossi meglio è, quindi scegliete quello che avete più a portata di mano che può essere di uso appropriato. Ok, allora qui fa un po' di ombra, leviamolo. Procuratevi un po' di straccio perché bagniamo sempre un po', quindi come vedete l'ho restritto un po' il foglio perché la forma troppo quadrata non mi piaceva per questo lavoretto veloce. Quindi allora facciamo una divisione più o meno della nostra superficie. Ecco, questo è tutto il disegno di cui possiamo. Ecco, allora, rosso e un po' di nero. Facciamo un marrone più o meno. Ecco. E andiamo a sporcare questa zona. Più o meno va bene così, eh? Non è che dobbiamo fare grandi verniciature. Ok, ora facciamo una base, facciamo anche così, va così. Ecco, abbiamo fatto pure la base. In questo caso io ho preso un foglio che avevo fra i miei, che ho preparato in questi giorni, però se lo fate apposta, diciamo così, se volete preparare il foglio, fatelo abbastanza grossolano in fondo, non lo fate liscio come ho fatto io, metteteci anche un po' di pennellate di traverso grossolane, insomma, darebbero un effetto di maggior aggressività, come posso dire. Ora prendiamo un po' di bianco, di questo bianco che ho usato per il fondo. Ecco, e lo diamo qui. Ecco. Una puntina di nero, poca roba, e andiamo a sporcare anche qui. Niente di straordinario, eh? Giusto la solita sporcatina. Anche qui date la forma che volete a questa superficie che è praticamente un piano. Ok, ora l'unica cosa che resta da fare è dare un'asciugata così possiamo lavorare più velocemente. Ecco, abbiamo asciugato in maniera rapida. Ora non ci resta che prendere lo stesso pennello, quello grosso che avevamo prima, e ci disegniamo rapidamente due figure. Allora, vediamo un po' di non farle troppo piccole e nemmeno troppo grandi. Allora, diamogli una forma vagamente umana e questo ci sarà più che sufficiente. Facciamo un'altra accanto qui. Tratti vagamente femminili, oppure insomma fate come più vi torna comodo. Ecco fatto. A posto. Ci siamo.
asciughiamo anche qui. A questo punto abbiamo asciugato abbastanza bene, con un po' di bianco andiamo a... qui non era proprio asciugato benissimo, comunque e andiamo a riprendere un po' queste figure, sporcateli un po' con questo bianco, perché come se fosse una specie di tonaca, insomma, qualcosa del genere, ecco. E quindi andiamo a... possiamo anche aspettare adesso che asciughi un po', quindi, e poi ritornarci sopra. Ecco, diamo un'asciugatina. Ok, adesso a questo punto puliamo i nostri attrezzi e andiamo a rifinire un po', diciamo, il fondo. Allora, un po' più chiaro. Andiamo a riprendere un po' le sembianze di queste figure. Se non ci piacciono, facciamo presto a riprendere, diciamo così, la fisionomia più o meno che volevamo. Allora, schiariamo un po'. Poi quando asciugherà cambierà leggermente tonalità, perché asciugando diventerà un pochino più chiaro. Ecco qui. Andiamo a schiarire. Ok. Andiamo a riprendere un po' questa figura. Ecco, allora, qui ci vuole un po' di celeste. Asciughiamo un po'. Allora, abbiamo detto un po' di celeste, lo mettiamo qui che sembra abbastanza pulito. Se ce la fa uscire, vai. Ok, perfetto. Ok. Allora, prendiamo il nostro pennello e celeste. Ecco. Non lo diamo troppo netto, diciamo così, abbastanza liquido, in modo da avere un effetto un po' più strappato, meno deciso, meno dettagliato. Questo non è un lavoro che deve essere di precisione, ma soltanto di effetto. Non è che bisogna farci proprio tutto preciso preciso, eh? Ecco qua.
metterci una passatina di colore qui sotto. A questo punto io farei una bella cosa, vediamo se è asciugato bene. Sì, sembra di sì. Ok, ci siamo. Beh, vediamoci questo nastro e vediamo cosa è venuto fuori. Questo nastro è una vera schifezza. Se non viene ci si aiuta con questo foro in modo che la colla già tiene poco, poi con questa qui viene via facile. Ed eccolo qua, il lavoro appena finito. È un lavoretto semplice, si fa in pochi minuti, non è convenzionale, spero che vi diverta a fare queste cose molto rapide, molto di improvvisazione. Il disegno naturalmente è appena accennato, non è esatto in nessuna forma, però insomma non è questo quello che cercavamo, ma diciamo così, il trasporto emotivo. E spero che vi possa interessare questa tecnica, divertitevi e alla prossima, ciao!